Prima di tutto, di fronte ai fenomeni di recrudescenza, di manifestazioni, atti simbolici che potrebbero configurare la ricostituzione del partito fascista o comunque l'apologia del fascismo, c'è bisogno di un pronunciamento di chi ha la competenza e il dovere di farlo, e cioè gli organi della magistratura. In assenza di questo non si può certo impedire amministrativamente a una casa editrice di partecipare al Salone, fermo restando che il Salone è per definizione un luogo di dibattito aperto. E quindi, diciamo, meno che mai si può pensare che con provvedimenti amministrativi si impedisce l'espressione del pensiero, anche di quello che non si condivide, che è il mio caso, tant'è che io non ho difficoltà a dire che, garantita la presenza da parte mia e la casa editrice Altofonte, con la sua produzione, diciamo così, culturale, è una presenza che non è gradita, ma ciò non, automaticamente non vuol dire che la si esclude dal Salone del Libro, anzi, proprio perché non è gradita, per quel che mi riguarda, al Salone del Libro, fino a che non interverranno, come dire, decisioni di ordine superiore che provino che lì c'è il nucleo, direttamente o indirettamente, un'attività che violi l'articolo della Costituzione, ha diritto di esserci.